Ecco il tuo caffè. Grazie. Quant'è? Puoi pagarmelo dopo? Meglio se te lo pago subito. Come vuoi. 1 euro. Grazie. Sì, mamma, pronto. Sto bene, tranquilla. Tra poco torno a casa. Ho detto che sto bene. Al lavoro è andata male. O meglio, a me sembrava fosse andata bene, poi il capo mi ha detto che mi deve parlare. Sì, ok, cercherò di non pensarci. Va bene, a dopo. Ciao mamma. Ciao, ciao. Che lavoro fai? Che Eh? lavoro fai? Sei Come mai ti interessa? l'ultimo cliente rimasto, quindi o parlo con te o mi annoio fino alla chiusura. Non senti proprio pace. Ok. Sono un runner. Runner. Cosa fa un runner? Mi occupo di recuperare gli oggetti di scena sui set. Quando qualcuno dimentica un orologio, una cravatta o un qualsiasi cosa, chiamano me. O quando un regista vuole improvvisare una scena e per farlo gli serve un oggetto che non è presente nella sceneggiatura, mandano me a recuperarlo. Quindi lavoro nel cinema. In un certo senso. Figata. Conosci qualcuno di famoso? Lavoro in piccoli set. Difficilmente mi capita di incontrare qualcuno di famoso. E ti piace fare il runner? Sì. Come dicevano nei vecchi film western, è uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Pronto? Sì, sono operativo. Dimmi tutto. Dei fiori. A quest'ora. No, 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 va bene, lo faccio. Che tipo di fiori vi servono? Ok, ci penso io. Farò il prima possibile. A dopo. Dove li trovi i fiori a quest'ora? E Non lo so, ma è il mio lavoro e quindi devo farlo. che tipo di fiori devi trovare? Un mazzo di rose blu. Rose blu, ma sono introvabili. Non per me. Buona fortuna comunque.
Perché no? In che senso perché no? Lo sai benissimo. Perché non vuoi stare con me? Ti ho già detto, ci conosciamo da troppo poco tempo. E ogni volta io provo a conoscerti ancora di più, provo a invitarti, ma tu te ne vai. Beh, ho da fare, semplicemente. No, tu non vuoi permettere a te stessa di essere felice. Succede? Cosa? Ho visto che tu e la ragazza stavate litigando. Cosa? La ragazza, quella che stava qui. Ah, già. A volte è meglio sfogarsi con uno sconosciuto. Uno sconosciuto non ti giudica, e anche se lo facesse, beh, non ti conosce, quindi il suo giudizio non vale nulla. A volte è meglio sfogarsi con uno sconosciuto. Mi chiamo Marco. Mike. Cosa volevi sapere? Perché tu e la tua ragazza stavate qui? La mia ragazza? Sì. A me lei piace, anche parecchio. Fa la prostituta. È una prostituta. Ok. L'ho conosciuta qualche settimana fa. Ero con dei miei amici e mi stavo ubriacando vicino alla statale. Quando l'ho vista, mi è venuto un tuffo al cuore. Ti è mai capitato? Mike? Beh? Il tuffo al cuore? Ah, sì, sì, sì. Ti è mai capitato? Sì, quando ho visto la dolce vita per la prima volta. Ah.
hai provato a chiedermi di uscire? Beh, mi sono avvicinato. Lei mi ha scambiato subito per uno dei suoi potenziali clienti. Ma io le ho detto che era bellissima. E lei mi ha detto che grazie a quella battuta mi ero guadagnato uno sconticino. Almeno ha senso, of humor. No. Era serissimo. Da 50 euro a 43. Mi sembra ragionevole. Poi, scusa, perché almeno? No, era così per dire. Cioè, solo perché è una prostituta, secondo te, non ha senso dello humor? No, ma io non la conosco neanche questa ragazza, non so nemmeno chi sia. Hai ragione. Scusami. Perché ci tengo parecchio. Si vede. E allora perché lei non riesce a vederlo? Hai provato a chiederle di uscire? Sì. Ma la risposta è sempre la stessa. Corri da lei. Cosa? Corri da lei. Ma non so neanche dove sia andata. Cercala. Se tu ci tieni veramente a quella ragazza, riuscirai a provarla. Sì, vabbè, ma la risposta sarà sempre no. Questo non è vero. Stasera ti sei presentato qui, le hai dato appuntamento con dei fiori. Era tutto costruito. Invece, se tu adesso corri a cercarla, la trovi, ti dichiari, la baci, sarà tutto più naturale, sarà tutto più spontaneo. Anche lei vedrà che sarà sciolta. Magari questa volta il bacio l'accetterà. E a proposito, quei fiori sono una caduta di stile. Dopo dalli a me, che li vado a buttare. Va bene. Mi hai convinto, cazzo. Vado. Grazie mille. Di nulla. Marco. I fiori. Ah, sì, scusami. Grazie. Grazie. Grazie, amico. Ma queste non sono rose. No. Sono anemoni. Cazzo. Vuoi che ti spieghi il significato degli anemoni? No. Dove l'hai presa? In via Bertolucci, qua di fianco. Perfetto. Sei sicuro che non vuoi che ti spieghi il significato delle anemoni? Vaffanculo. Ok.
scusa, tu lavori qua? No. Cazzo. Scusa, mi dispiace importunarti di nuovo, però mio fratello è rimasto a secco di benzina in mezzo al nulla. Volevo chiederti, sai mica come funziona una pompa di benzina? Una pompa di benzina? Credo di sì. Ecco, io sono veramente una frana con questo genere di cose, non è che mi spiegheresti come funziona? Vediamo. Allora, come prima cosa, inserisci i soldi nella cassa e selezioni l'erogatore. Poi prendi la pompa e la inserisci nel pocchettone della macchina e tiri la levetta finché l'indicatore non ha raggiunto la cifra che hai inserito. Alla fine metti tutto a posto. Ah, ok, quindi non c'è tipo un blocco da inserire nella leva della pompa? Un blocco. No, non credo. Ah, ok, va bene. Grazie mille, davvero. Se stasera mio fratello potrà dormire nel suo letto invece che chiedere l'autostop a qualche vecchio pervertito, sarà solo merito tuo. Grazie mille. Ehi! Scusa, ehi! Sì? Potresti ricambiare al favore che ti ho appena fatto rispondendo a una domanda. Certo. Conosci qualche negozio di fiori nelle vicinanze? Fiori? A quest'ora? A cosa ti servono? Lavoro. Comunque ne conosci qualcuno? Fammici pensare. Le poche volte che sono andato a prendere dei fiori li ho sempre presi al fioraio in via Carroll. Sai dov'è? No, ma posso cercarlo su Maps. Grazie. Favore per un favore, immagino. Chi è? Sì, salve. Mi servirebbero dei fiori. Ma hai idea di che ore sono? È un'emergenza. Se mi lascia salire le spiego tutto. Secondo piano, a destra. La porta grazie. È già aperta. Grazie, la ringrazio. Sono in cucina. Ciao. Buonasera. Piacere, Mike. Vuoi un caffè, Mike? No, grazie. Io sì. Accomodati. Non vorrei arrecarle disturbo. Siediti, tranquillo.
Dunque, cosa ti serve, Mike? Mi servirebbero delle rose blu. Delle rose blu? Sì. E a cosa ti servono delle rose blu alle 2:30 del mattino? Lavoro. Ti servono per lavoro? Sì. Gli servono per lavoro. Ok, vado a vedere se ho qualcosa di là. La ringrazio. Mi dispiace, Mike, non ho nessun mazzo di rose blu. Giusto in tempo. La ringrazio per il disturbo. Ora dovrei andare. Siediti. Davvero, ho da fare. Davvero, siediti. Questo caffè è davvero ottimo. Forse è un po' troppo caldo, ma non è un problema. Grazie. Fiori e caffè sono le uniche due cose che mi riescono veramente bene a questo mondo. Tempo fa pensavo di liberare un angolo del negozio e adibirlo a bar, ma la mia ex non era d'accordo. Capisco. E lei l'Alice del negozio? Perspicace. Sì, era lei. Ci siamo lasciati da poco. Differenze inconciliabili, diceva lei. Mi spiace. No, non è vero. Sì, è vero. No, non è vero. Non mi conosci. Non puoi dispiacerti per le disavventure di uno sconosciuto. Sono una persona abbastanza empatica. Paraculo. È una qualità. Assolutamente. Sei di Bergamo, Mike? Nato e cresciuto qui. Strano. Non ti ho mai visto in giro. Non ho mai comprato di fiori. Eh? Non hai mai comprato fiori, ma hai deciso finalmente di fare questo acquisto un giovedì mattina alle 2:30. L'ho già detto. Mi servono per lavoro. Per lavoro. Che lavoro fai? Il runner. Il runner? Sì. Ah. Corri per vivere. O vivi per correre? La prima, penso. Un lavoro singolare? Sì. E ti piace? Non è il lavoro della mia vita, ma sì, mi piace. Capisco. E a lei piace fare il fioraio? Ti interessa davvero? Devo portare avanti la conversazione. Lo sapevo. Sì, mi piace molto fare questo lavoro. Anche perché non puoi vivere in una casa piena di fiori se non ti piace starci in mezzo, anche se portare avanti il negozio da solo è diverso. Già. Dunque, tu sei venuto qua un giovedì mattina alle 2:30 per delle rose blu che ti hanno chiesto al lavoro. Ma veramente? Sì. Secondo me stai cercando qualcos'altro. No, io non... No, non sono un oggetto vero le rose blu. Tu non stai cercando le rose blu, stai cercando qualcos'altro. Le rose blu sono solo un'allegoria. Lei è come una di quelle persone in quei video che giudicano i film in maniera altamente pretenziosa. Ah sì? E la cosa ti piace? Nemmeno un po'. Ascoltare la verità a volte fa male. La verità è che questa è la vita reale. Se non porto quei cazzo di fiori al mio capo, io perdo il posto di lavoro. Questa è l'unica cazzo di cosa che mi interessa al momento. Guarda come si inalbera. Ma hai intenzione di colpirmi? Preferirei che fosse lei a farlo per primo.
Persuadimi. Alice ha fatto bene a lasciarla. Wow, certo che se ti vuoi dare al cinema è meglio che ti fai venire un po' più di fantasia. Questo caffè è una merda. Ah, cazzo!
tu? Chi cazzo sei? Sto solo cercando dei fiori. Dei fiori? Sì. Tu ti metti a depredare un cimitero alle 2:30 passate per dei fiori. Non vado molto fiero di questa cosa, ok? Lo credo bene. Ma adesso vorrei proprio sapere a cosa ti servono quei fiori. Non mi crederà. Ma è tutta notte che cerco di spiegare alla gente perché mi servono questi fiori. Ma io non sono la gente. Io sono quello che fra poco chiamerà la polizia e ti farà sbattere dentro. A meno che tu mi convinca a fare diversamente. Ok, sono un runner. E sul set dove sto lavorando servono questi fiori. Scusami. Lavori nel cinema? Perché non l'hai detto subito, scusa? No, che da lontano sembravi, non so, un satanista o uno di quei ragazzi troppo timidi per farsi una ragazza viva. E invece lavori nel cinema. È una gran figata. Sai, a me piacciono un sacco i film. Piacciono un sacco soprattutto i film vecchi, non so, Avatar. Avatar mi piace tantissimo. Figo. Che fiori ti servono? Dai, ti do una mano io. Io lavoro qui nel cimitero, faccio la guardia notturna. Che fiori ti servono? Rose blu. Rose blu? Strane, eh? Sfondi una porta aperta. Ma dimmi, vi serve, non so, per ricreare un pianeta alieno? Sì. Cazzo, che figata. Già. Quindi tu hai le chiavi del cimitero? Potresti farmi entrare? No, mi spiace. Il cimitero è off limits. Se scoprono che ci ho portato qualcuno dentro, è la volta buona che mi cacciano. Ma sì, forse è un'alternativa che potrebbe fare al caso tuo. Mike. Nome da cinema? Lo spero. Qual sarebbe questa alternativa? Ecco qua. Quando qualcuno porta dei fiori e poi li dimentica, noi li raccogliamo e li sistemiamo qui. Ovviamente, i fiori, quelli conservati meglio almeno, vengono rivenduti. Non so se riuscirei a trovare dei fiori in ottimo stato qui, ma tentar non nuoce. E se sei fortunato, magari riuscirei a trovare qualche fiore di plastica, che quelli vanno sempre bene. Non si possono accendere le luci. Negativo. Le lampadine sono saltate 2 mesi fa e il comune non ha ancora inviato gli elettricisti a sostituirle. Come se servisse. Quindi tu usi la torcia e io quella del telefono? L'idea è quella. Capito. Bene, non mi resta molto tempo per tornare sul set. Tra quanti fiori devo guardare? Giudica tu stesso. Iniziamo.
Che è successo? Mike. Mike. Mike, che cazzo è successo? Ho fallito. Cosa? Ho fallito. Il tempo è scaduto. Senti, scusa se sono ripetitivo, ma... Cosa? Ho fallito! Il tempo che avevo a disposizione per portare i fiori sul set è scaduto! Non ho mai mancato una consegna, sono sempre stato efficace! Ovunque andassi, qualsiasi cosa dovessi portare, ce l'ho sempre fatta! Ma stasera è andata così e stanotte la mia testa cadrà, mi licenzieranno! Chissà quanti ragazzi ci sono là fuori appassionati di cinema, che farebbero gli orari più di merda, guadagnando una miseria pur di fare la famosa gavetta. Anch'io sono così. Lavorare nel cinema è sempre stato il mio sogno. Io sono così. Quando ti dedichi anima e corpo ad una passione, questa ti plasma e ti fa diventare quello che sei. Al liceo le ragazze parlavano con me solo per farsi consigliare dei film, i professori mi parlavano solo per consultarsi sui film del weekend. Nel 2014 io sono stato l'unico della mia università ad aver apprezzato veramente la grande bellezza quando tutti l'hanno visto in televisione dopo la vittoria degli Oscar. Io sono questo. Non voglio ricominciare da capo, perché non si ricomincia da capo. È una strada a proseguire. Senza questo io cosa sono? Sai perché mi piace il cinema? Perché tutto quello che accade ha un senso. Non sono solo cose che accadono. Tutto accade per un motivo. Ma nella vita reale. Nella vita reale è anarchia. E non ci puoi fare nulla. E stanotte è andata così. Non ci puoi fare nulla. Sono cose che succedono. Senti, io torno subito. Tu aspettami qui. Diretta. Grazie. Non hai idea di quanto il freddo delle lapidi le tenga fresche. Ad un fallimento. Ad un fallimento. Adesso cosa farai? Non saprei. Senti, parliamo onestamente. Non possono licenziarti per non aver portato dei fiori introvabili alle 3 del mattino. Sarebbe illogico. Loro se ne fottono della logica. Fanno quello che vogliono. Ho capito. Potresti farti fare una lettera di raccomandazione? Già, hai ragione. Ho deciso. Darò le dimissioni. Voglio avere io l'ultima parola. Ci sta. Già. Beh dai, guarda il lato positivo. Tutto sommato stasera hai avuto una bella avventura. Disavventura suonerebbe meglio. Sai, Lewis, credo che questa potrebbe essere l'inizio di una bella amicizia. Ma io non mi chiamo Lewis.
Lo so. Era una citazione. Casablanca. Eh? Mi rimangio tutto. Michelangelo? Sì, mamma. Ma dove sei stato tutto questo tempo? Ti sembra l'ora di tornare a casa? Hai ragione, è che mi hanno chiamato dal lavoro, ho dovuto portare una cosa. Beh, almeno avvisare. Comunque sono contenta che il lavoro stia andando tutto bene. Non direi proprio. Sto andando a dare le dimissioni. Michelangelo, ti sei fumato qualcosa? Non mi sono fumato nulla, mamma. Dai, che sono di fretta. Di fretta? Chi ti corre dietro alla badella del 3 di notte? Te l'ho detto, sto andando a dare le dimissioni. Ora vado a mettermi il vestito elegante. C'ho un figlio drogato. Perfetto. Non ho più tempo di aspettare che c'è il tempo a venire da me, animali dentro un razzo vanno più lontano di te, perde di senso dare un senso al silenzio assenso. Sistema di celle intrecciate. Strappami come velcro, fammi male per tenermi sempre sveglio. Attaccami come velcro per il gusto di strapparmi ancora e ancora. Si riavvolge in un grande déjà vu, mentre la vista svanisce, la mente ormai non mente più. Lo spazio lascia spazio al tempismo dell'orologeria, il cielo di carta pesta si squarcia. Na na na, na na na, suona la sveglia e resta solo na na na, na na na, na na na. Paradossalmente questa è la realtà. Na na na, na na na, suona la sveglia e resta solo il na na na.